Siamo connessi, come al solito, con qualche lieve difficoltà, ma oggi meglio di altro giorno. Scusate, mercoledì erano questioni di essere in due posti contemporaneamente. Non sempre ci si riesce, io perlomeno non impossibile. E allora abbiamo rimandato. Poi riprenderemo magari mercoledì. La pratica, aspettando ancora qualche minuto, che magari non so se entrerà anche qualcun altro. Io ho parlato anche di questi incontri nella visita che ho fatto al tempio su a Cinte, dove abbiamo l'amico della tradizione Tendai giapponese che spesso viene qui da noi per o guidare alcuni incontri. Lui è uno specialista anche di discipline energetiche, arti marziali, oltre a essere un monaco buddista. Quindi a volte collaboriamo anche in settori paralleli, diciamo, alla pratica buddista. E nel caso mio specifico, la settimana scorsa ero in visita da lui perché abbiamo anche un binario parallelo, sempre come attività di Dharma nelle carceri. Quindi c'è questa connessione con Liberation, che è un circuito molto grande che opera in tutto l'arco nazionale, che si occupa dell'ingresso nella prigione, dell'esperienza meditativa, con tutto quello che comporta, naturalmente anche a livello di preparazione. Quindi abbiamo una connessione in quell'arco lì e poi anche in altre aree che sono quelle di Italia buddista. Quindi poi c'è anche il discorso della sua tradizione, che è una tradizione di monaci camminatori che sono molto conosciuti in Giappone, proprio una sezione che è un po' affine a quella della foresta, diciamo per così dire, solo che quella della foresta è di taglio Theravada, invece questi sono inseriti nell'area Mahayana, Tendai e anche in altre direzioni. E sono, in quel senso lì, delle collaborazioni che facciamo ogni tanto, io andando là e lui venendo qua. E in questo caso dobbiamo operare in una direzione di alture, quindi stavamo anche guardando in quella direzione. Cioè, tipo camminate o escursioni meditative con stop in alcuni rifugi e meditazione, poi discesa al mattino presto e ritorno al tempio. Mentre qui, dove per qui in questo caso intendo Genova, stiamo progettando con un'associazione amica, sempre dell'arco, diciamo, del gruppo meditativo nostro, considerandolo allargato fino a dove siete voi, ma diciamo all'infinito, ma comunque nella stretta area ligure abbiamo il gruppo di Genova e vicino al tempio di Genova, tempio di Bhante Nyanati Laka, che era stato in connessione, probabilmente ricordate, qualcuno di voi ricorda che era presente anche lui una serata durante la quarantena. Bhante Nyanati Laka ha il suo centro vicino a questa associazione, dove l'8 di agosto entreremo in collaborazione per fare un evento meditativo a Genova, ai Parchi di Nervi, che è una location stupenda. Non ci sono particolari permessi da avere, quindi in quell'ambito lì probabilmente entreremo nella meditazione on the road, sostanzialmente, perché potrà partecipare con i dovuti accorgimenti del distanziamento, potrà partecipare chiunque. E quindi poi per qualche dettaglio, per chi dovesse capitare da quelle parti o avesse piacere di partecipare, potrei magari parlare a parte per non dilungarmi qua. Però
più che entrare nel dettaglio del singolo evento, è il taglio meditativo che viene rappresentato da questa tipologia di situazioni in movimento, creative, in cui chi fa arte o chi cammina o chi ha contatti appunto con il mondo delle sensazioni, dell'emotività sua, può convogliare tutto quello che riceve dal mondo esterno, vuoi da paesaggi, nel caso delle escursioni. Quindi, anziché essere guardati solo con l'ammirazione, possono essere guardati anche in altre modalità più vicine al mondo del contemplatore. Vuoi, nel caso di eventi simili a quelli di Genova di cui dicevo, colui che si esprime con l'arte, col movimento, con la poesia, con la musica, con la danza, per dare e ricevere qualcosa che non ha a che fare soltanto con uno show, cioè una performance, ma con qualcosa di diverso in cui qualcuno entra in relazione con qualcun altro senza aver fatto nessun tipo di preparazione, nessun tipo di prova. E nello stesso tempo quelli che in quel momento sono spettatori non si sentono spettatori perché in qualsiasi momento possono interagire con questa cosa. Sia da fermi, perché poi ci sarà un confronto, ci sarà un luogo dove parlare di quello che è successo durante questa rappresentazione, quindi coinvolti a posteriori nella condivisione, o coinvolti durante qualcuno che sta leggendo, suonando, danzando per interagire con loro. Tutto questo porta poi a un confronto di quello che si è vissuto in quell'istante, di come si è vissuto in quell'istante, per poi rapportarlo a situazioni più impreviste, le più impreviste, le meno preparate, sganciate da qualsiasi tipo di evento che possa avere anche una parvenza di scaletta o di preparazione, in cui tu normalmente ci sei e non ci sei, oppure sei troppo coinvolto e sottovaluti che il coinvolgimento, magari che ti porta a ricordarti qualcosa del vissuto o che ti smuove qualcosa, può essere utilizzato in un certo modo per non esserne vittima, ma esserne fruitore attivo e per autoconoscersi, per vedere se si è coinvolti ancora in qualcosa, se si è coinvolti in parte, se non si è più coinvolti in senso di attaccamento, ma sei solo coinvolti nel senso di stupore e bellezza, che allora è stupendo, bellissimo e non comporta segni che rimangono e scolpiscono un po' il nostro karma. Quindi sono eventi che servono per conoscere il nostro livello fruitivo, la nostra coscienza, come si pone quando le manifestazioni muovono emozioni più del solito, diciamo, potendo metterci anche noi dentro al vivo della rappresentazione, non essendo degli spettatori, solo spettatori. Detto questo, cambiando apparentemente argomento, c'è una traduzione di cui dirò brevemente qualcosa,
che è abbastanza recente, perché è di 6-7 anni fa, che riguarda un sutra importantissimo, per non dire il sutra dello Zen, che è il Lankavatara Sutra. Quando Huike, futuro discepolo di Bodhidharma, colui che ha portato il buddismo in Oriente dall'India, quando quindi Huike chiese al suo maestro Bodhidharma che cosa potesse leggere che testimoniasse i suoi insegnamenti, lui gli disse: tutto quello che ti serve è contenuto nell'Lankavatara Sutra, di cui esistono varie traduzioni, chiaramente in sanscrito, e poi le traduzioni in cinese, che poi ovviamente sono state riprese e tradotte in varie altre lingue, o utilizzando la traduzione in inglese, in italiano, direttamente dal sanscrito, o prendendole tutte e due, sanscrito e cinese, anche se poi in cinese ce ne sono più di una, quindi a volte anche in antichità il traduttore che dal sanscrito traduceva in cinese aggiungeva qualcosa e epurava qualcos'altro. E questi non erano solo traduttori, erano monaci che erano anni e anni e anni in meditazione. Il Dharmakshena, Gunabhadra ed altri che traducono questo testo aggiungono e tolgono. Quindi questa edizione a volte prende da qualcuno di loro e a volte prende da tutte e due. Naturalmente è una scelta che viene fatta dal traduttore e commentatore, che è Red Pine, che si è occupato anche di testi di Bodhidharma, di cui qualcosa leggemmo in passato durante questi incontri online, e in questo caso si occupa dell'Lankavatara Sutra, che poi a sua volta dall'inglese viene tradotto da Livio Agresti nel 2012-2013, quindi abbastanza recentemente. Questo è il testo integrale, che contiene anche curiosamente alla fine un mantra, che è un mantra veramente comico, quasi più adatto ai bambini che agli adulti, perché è veramente una filastrocca che è veramente ridicola, che però nella sua comicità contiene questo avvertimento: se un nobile figlio o nobile figlia impara a memoria, recita e spiega agli altri questa Dharani, che è questo mantra sviluppato, questo testo riassuntivo chiamato Dharani, nessun deva o naga o yaksa, uomo o non uomo o spirito malvagio, potrà turbarlo. Insegno questo mantra anche per tenere lontani i raksasa, che sono appunto degli spiriti. Chiunque impara a memoria i mantra avrà imparato a memoria ogni parola dell'Lankavatara Sutra. Lankavatara Sutra. Quindi questo per dire che storicamente questi sutra contenevano, e sono tantissimi, sono centinaia, contenevano sempre dei mantra di chiusura che venivano utilizzati, si dice, venissero utilizzati dagli imperatori per convogliare energie durante i combattimenti e le guerre, per utilizzarli quindi a proprio beneficio per vincere le battaglie, praticamente, quindi un fine molto mondano, che fece sì, comunque in tutti i casi, anche se il fine era mondano, che questi traduttori potessero avere
i mezzi per vivere durante gli anni in cui si occupavano di studiarli, leggerli e tradurli e poi magari andare alla ricerca di altri luoghi dove venissero trovate altre edizioni più complete, meno spurie. E quindi c'era questa specie di collegamento tra chi faceva il lavoro e chi aspettava che il lavoro venisse fatto per fini che non erano esattamente spirituali, ma che comunque favorivano il monaco nel sostentamento delle cose materiali. Quindi l'antefatto è un po' questo: nel V secolo d.C., quindi stiamo parlando 440, 400, anche un po' prima, questo Dharmakshena recupera questo testo che dice sì, fosse già stato trovato attorno alla metà del IV secolo, quindi del secolo precedente. Lanka, quindi Sri Lanka, Avatara, quindi arrivo a Sri Lanka, dove si dice che il Buddha, appunto, è un po' tra la leggenda e la storia avesse dato insegnamenti, quindi questi fossero gli insegnamenti che fossero stati raccolti poi a posteriori nelle zone dove lui era. Naturalmente stiamo parlando di insegnamenti che si fanno risalire a l'insegnamento del Buddha, esattamente come il Sutra di Huineng. Si dice Sutra di Huineng, ma Huineng è considerato un Buddha. Quindi non sono insegnamenti di una scuola che ha fondato qualcosa che parallelamente al buddismo si rifà un pochino al buddismo, sono insegnamenti del Buddha a tutti gli effetti. I grandi maestri posteriori al Buddha, ricordiamo, sono veramente da contare nelle dita di una mano: Bodhidharma, Huineng, Quan Po e pochi altri, Dogen per il Giappone, Padmasambhava, insomma, non sono tantissimi di quelli che sono riconosciuti come continuatori e naturalmente attendibili nella loro rivelazione del Dharma. Tutto ciò di cui si parla in questo testo, che è molto, molto, molto denso, è sostanzialmente racchiudibile nella via del Bodhisattva, partendo dagli insegnamenti antichi, che vengono considerati a tutti gli effetti come vie che poi hanno la possibilità di essere continuate nell'ottica della compassione che mette la persona che eleva il suo stato spirituale in una condizione di necessità di continuare ad esporre questo insegnamento anche dopo il raggiungimento di un distacco dagli attaccamenti, perlomeno quelli più grossi e anche in parte quelli che cominciano a essere sempre di più percepiti man mano che la strada si fa più sottile, più rarefatta, spiritualmente parlando. Quindi la via che parla del percorso degli yogi che Buddha o solitari o che raccolgono l'insegnamento e lo praticano per vie solitarie, si distaccano sempre di più da questo percorso un po' fai da te per entrare in una condivisione compassionevole di tutto quello che percepiscono, comprendono. E portano a conoscenza anche ad altri. Quindi è la via del Bodhisattva, dove vengono continuamente citati questi pratica Buddha, Shravaka,
che sono i Buddha solitari, gli ascoltatori della voce, coloro che avevano o avuto la fortuna di ascoltare gli insegnamenti di un Buddha o del Buddha stesso, oppure coloro che praticavano per intuizione improvvisa e poi rimanevano un po' incatenati in questo loro mondo dove tutto si ricomponeva con un equilibrio perfetto, ma che non erano in grado di comunicare, non erano in grado. Vuoi per incapacità, vuoi per scelta di isolamento, non erano in grado di portare ad altri. La via del Bodhisattva parte proprio da questi, che sono livelli da cui il Bodhisattva si stacca per entrare in una condivisione più grande. E tutto questo dialogo che viene fatto tra Mahamati, che è uno di questi Bodhisattva, e il Buddha, si dipana attraverso queste vie della pratica per sé e del il modo di praticare di questi Buddha per sé, cioè aspiranti Buddha solitari per loro stessi, e che cosa cambia quando la loro apertura mentale li porta ad avere sempre più necessità ed esigenza dal cuore di condividere la loro pratica con tutti gli esseri senzienti. A rimandare le proprie rinascite sempre, 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 sempre volontariamente per fare in modo di poter evolvere loro stessi fino agli stadi ultimi e soprattutto mettere sempre più esseri nella loro condizione di sviluppo. Quindi queste domande che hanno veramente tantissimi temi. Possono essere considerate non dalla prima pagina, ma anche a scelta da vari punti. In questo capitolo si parla di Samadhi. È un estratto breve che poi magari ci può dare qualche spunto per la meditazione. Sapremo di più su quello che contraddistingue la buddhità e il sentiero che conduce a essa. Il Buddha assume la guida del dialogo e Mahamati continua a porre domande. Bhagavan sta per Buddha, è uno dei suoi nominativi onorifici. Il Bhagavan poi disse al Bodhisattva Mahamati: ora vi dirò le diverse caratteristiche comuni al corpo di proiezione, cioè quello che si rivela. Dopo che il distacco è avvenuto, quello che si rivela alle persone che sono in grado di riconoscerlo, di rispettarlo e di seguirlo, al rapporto bilaterale che c'è tra colui che si rivela come maestro e coloro che lo riconoscono come tale. Ascoltate attentamente e riflettete bene. Mamma ti disse: meraviglioso Bhagavan, speriamo di poter comprendere il tuo insegnamento. Il Buddha disse a Mahamati: ci sono tre tipi di corpi di proiezione. E quali sono questi tre? Il corpo di proiezione che assapora la beatitudine del Samadhi, il corpo di proiezione che realizza la natura essenziale dei Dharma, e il corpo di proiezione il cui stato naturale è immobile. Dopo aver raggiunto il primo stadio, i praticanti conseguiranno i tre corpi man mano che progrediscono negli stadi successivi.
Mama, ti cos'è il corpo di proiezione che assapora la beatitudine del Samadhi? Quando coloro che si trovano a questi stadi di beatitudine del Samadhi, i loro innumerevoli pensieri si acquietano. Quando coloro che quindi hanno già percorso una esperienza in cui tutto tace per un certo numero di tempo, assaporano l'esperienza in cui veramente la mente non produce più alcunché. Recepisce, acquisisce, ma non elabora. È percettiva, aperta, ma non creativa nel nostro solito modo molto egocentrico di metterci in relazione con quello che arriva alla coscienza. Quindi uno stato di silenzio. I loro innumerevoli pensieri si acquietano. Anche se dimorano nell'oceano della mente, le onde della coscienza cessano. Ed essi comprendono che qualsiasi cosa percepiscano non è altro che la propria mente, la quale non esiste di per sé. Non è che non esiste, non esiste di per sé. Non è autocreata. Ecco ciò che si intende con il corpo di proiezione che assapora la beatitudine del Samadhi. È semplicemente la realizzazione che oceano che percepisci fosse anche per un secondo in un luogo qualsiasi, anche improvvisamente, anche al di fuori della meditazione formale. Tu hai un attimo in cui tutto si ferma. Sembri entrato in uno stato di beatitudine in cui tutto si equilibra, tutto si armonizza, tutto prende un significato, oppure smette di cercare di avere un significato, che è forse la condizione di beatitudine, proprio la definizione, quando tutto smette di avere necessità di essere collocato nel giusto, sbagliato, bello, brutto. Esce fuori da questa catena dualistica e tu ti senti in pace, anche se fuori imperversa la guerra e tutto ciò che di peggio possa succedere. Anche in questi casi in cui tu assapori questo nettare meraviglioso, il Buddha ti dice che non è qualcosa che si crea da se stesso, ma qualcosa che è legato a tutto il resto. Salto verso la fine del libro, del sutra. Perché poi gli stadi successivi ci interessano fino a un certo punto. Noi cerchiamo di cogliere un po' del nettare di questo sutra, di quello che può succedere a un praticante nella sua esperienza meditativa,
e di approfondire il messaggio del Buddha quando accenna qualcosa e magari lo va a approfondire da un'altra parte dello stesso insegnamento. Quindi dice questo oceano di meraviglia, di pace, che è sperimentare la coscienza deposito, no? Questa famosa coscienza laia di cui parlavamo qualche settimana fa, che è quella che non crea discriminazione, quella del sé che discrimina, dice qualcosa su cui attaccarsi, commenta, reagisce, giudica, non quella. Quella dove tutto viene accolto senza commento, in quell'oceano di pace, di meraviglia, anche quel tipo di coscienza lì non è da sé determinata, ma esiste e lascia lì. Allora, in questa sezione molto, molto avanti del sutra, Mahamati chiede ancora al Buddha: Bhagavan, i Tathagata, cioè i realizzati, gli Arahat, i perfetti illuminati, cioè tutti i sinonimi, sono permanenti o impermanenti? Il Buddha disse a Mahamati: i Tathagata, gli Arahat, i perfetti illuminati, non sono né permanenti né impermanenti. Entrambe le affermazioni sarebbero erronee. Se fossero permanenti, ci sarebbe il problema della causa prima. Perciò che è permanente. Il creatore del mondo, eccetera. Si verrebbero subito a etichettare come coloro che hanno creato l'universo, loro permanenti, hanno ideato tutto ciò, hanno mosso, hanno dato il Big Bang, cioè subito. Quindi sarebbero puntati come tu hai creato tutto, quindi non sono permanenti. E se i Tathagata fossero impermanenti, sorgerebbe il problema dell'impermanenza di una causa prima, che è un po' una contraddizione. Inoltre, poiché le caratteristiche contraddistinte degli skanda, cioè delle componenti di attaccamento di cui abbiamo parlato, forma, sensazione, percezione, tendenza e coscienza. Inoltre, poiché le caratteristiche contraddistinte dagli skanda non esistono anche loro di per sé in via autonoma, quando questi skanda spariscono, i Tathagata, cioè i Buddha, dovrebbero cessare di esistere. Ma essi non cessano di esistere, questa è la bella notizia. Che ne dicano coloro che sentono dentro di sé un'assenza di valore di tutto quello che viviamo e percependo questa assenza di valore non riescono a dare un significato perché si accaniscono a trovarlo, ovviamente. Chi invece non si accanisce a trovare il senso della vita, ecco lì che forse ha qualche problema di meno. Accanendosi e non riuscendo a dare risposte, chi non percepisce valore in tutto questo dice, per logica deduzione, non esiste niente e viene un po' a crearsi questo filone nichilista del non valore di ciò che percepisci e di ciò che sarà, che non è dato concretamente essere controllabile, quindi non c'è di fatto. Che se ne dica da chi invece non solo crede, ma parla in tutt'altra maniera. Quindi qui, ancora una volta,
non si danno delle formule da seguire, prendere o lasciare, ma si aprono delle prospettive che sono sempre molto legate alla scienza. Qui si parla veramente di connessione, di rapporto col tutto, in un mondo aperto che si continua a trasmutare e a muovere, dove niente è fisso, ma dove qualcosa si perpetua con tutte le modifiche possibili, su cui naturalmente si può riflettere sul discorso delle rinascite, sul discorso del karma, che cambia la nostra azione, la nostra vita e tutto il modo di arrivare in questo percorso che facciamo ad avvicinarci al momento in cui verificheremo tutte queste teorie nella nostra ultima via di transito. Adesso, come pratica, possiamo lasciare per un po' tutto ciò che vogliamo, tutto ciò in cui crediamo, le nostre certezze, le nostre cose intoccabili. Come se dovessimo ripartire da capo, come se non avessimo conoscenze, come se fossimo nati oggi. E stare con questa attività di volente e progressiva, voluta, liberazione. Dall'esperienza nota, che altro non è che ciò che noi pensiamo di quello che proviamo istante per istante. Cioè, praticamente le cose che pensiamo sono le cose reset, cancellamento e riportare allo stato di oggi come prima volta. Tutto ciò che sostanzialmente si chiede di fare non è di realmente riuscirci, ma di tendere con la mente a dire questo l'ho già pensato di quella cosa, via, ma non perché sia sbagliato. Perché non sappiamo se è sbagliato o se è giusto, ma perché abbiamo la necessità di ripulire la mente da commentare, commentare, commentare. E questo lo possiamo fare in meditazione, dove non siamo chiamati a relazionarci con nessuno, per cui non abbiamo nessun problema a ripulirci da cose e fare il veramente silenzio. Lasciare ciò che sappiamo che è giusto, lasciare ciò che sappiamo che è
È sbagliato perché potrebbe essere esattamente l'opposto. Lasciare qualsiasi supposizione di tutto quello che arriva attraverso i sensi. Tutte le cose che ci ricordano questi sensi, lasciare andare tutto e osservare ciò che rimane. È come accelerare questa zona di cui parlava quel sutra, dove non ci sono richiami al passato.
Ognuno di noi naturalmente in quello che fa, in quello che ascolta, in quello che legge, riascoltandolo, rileggendolo o per la prima volta mettendosi a meditare su questo tipo di approccio con la meditazione molto attivo, nonostante le apparenze sembrino diverse, può avere giorno per giorno delle attitudini diverse. Quello che però fa da fondo un po' a tutti questi insegnamenti ha sempre qualcosa di comune. Anche se proviene da spunti diversi, sono solo mezzi abili per portarci a una condizione in cui i nostri continui moti di voler, voler, desiderare, eccetera, vengono progressivamente non spenti, ma ricondotti. Dove salutare che vadano ad alimentarsi e spinti fuori dove invece fanno danni, sia a noi che agli altri. Abbiamo recentemente qui al Tempio letto un sutra in cui alle richieste se era meglio o se c'era priorità di praticare per noi stessi e poi per gli altri, oppure di praticare prima per gli altri e poi per se stessi e viceversa. Il Buddha affianca le due cose. Non c'è mai una visione che taglia, perché la realtà è fatta un po' di tutto, quindi di te e degli altri. Con questa attitudine, a un certo punto, veramente la mente del principiante, che è come se partisse da zero, quindi quello che abbiamo letto prima, quella accezione per cui il samadhi è visto come un momento in cui tutto si ferma e senti come questa coscienza oceano ti pervada senza che tu ti intrometta attivamente e che nello stesso tempo il Buddha ti suggerisca che anche in questi momenti non ci sia un qualcosa né di permanente né di impermanente, ti metta sempre sul chi va là dal punto di vista del sogno, del fantasticare o di essere desiderosi di rappresentare con la realtà qualcosa che ti sei sempre sognato, insomma, di muovere le immaginazioni, le rappresentazioni, le proiezioni. Questo sutra parla molto di proiezioni, che sono sempre delle aspettative che tu scaraventi fuori da te per vederle poi di ritorno e aver la prova che tu hai capito, eccetera. Eliminare la radice questo significa come ricominciare da zero, indipendentemente da quanta esperienza abbiamo. Noi siamo connessi qui da varie zone d'Italia ed Europa. E se facciamo una media, adesso scherzando un po', dei nostri anni, l'unica che tira un po' giù la media è Manuela, perché siamo tutti un po' vecchietti. Ma qui non si tratta di un'età storico-biologica, si tratta di un'età diversa, di un accedere a questi insegnamenti come se fossimo veramente alla prima volta.
su questo pianeta, non tanto alla prima volta nell'ascolto di quella cosa, ma la prima volta come accesso a qualche cosa, senza avere troppa voglia di dar credito a quello che pensiamo, che abbiamo già visto, alla memoria, già. E a questo proposito, con questa attitudine un po' vergine dell'ascolto, del fare, del dire, prima di ripartire con una seconda meditazione, vorrei leggere una cosa molto carina che è contenuta in un libro dedicato all'infanzia che si chiama Semi di felicità del grande maestro Thich Nhat Hanh. È un piccolo aneddoto intitolato Gratitudine. Facevo parte dello staff del programma dei bambini durante un ritiro estivo a Plum Village. Un giorno una bambina di circa 7 anni mi chiese di andare nella sala di meditazione a meditare. In quel tempo libero da attività. Le dissi che poteva andare. La bambina, dopo mezz'ora, ritornò raggiante. E io le chiesi cosa avesse fatto tutto quel tempo. Mi disse di essersi seduta e di avere elencato tutte le cose per cui si sentiva grata. Io le chiesi con stupore se avesse passato veramente tutto il tempo a fare quello, da quando era andata via. E lei mi disse di sì e cominciò a condividere con me tutte le cose per cui provava gratitudine. Perché poi si sa come sono i bambini. Gli chiedi una cosa e ti dicono tutto. Alcuni perlomeno. Rimasi sbalordito. E su questo rimasi sbalordito. C'è molto da riflettere. Non tanto su quello che è stato detto prima.
In molti discorsi del Buddha si dice che il fiore di loto può sbocciare soltanto nel fango. Guardando il fiore di loto così bello, squisito e profumato, si può vedere il fango. Non si può coltivare il loto sul marmo, ci vuole il fango. La vostra compassione, il vostro amore possono trarre nutrimento dagli elementi negativi della vostra coscienza. Questo è il modo buddista di guardare alle cose. Se non avete mai avuto fame, come potete sentire la gioia di avere qualcosa da mangiare? Se non avete mai sofferto, non potete riconoscere gioia e felicità quando ci sono. La sofferenza quindi ha un ruolo molto importante per la nostra felicità. Grazie alla sofferenza possiamo sviluppare la comprensione e la compassione. Se non avete mai sofferto, non siete in grado di capire la sofferenza umana e non potete provare compassione. Il Buddha ha detto questo è perché quello è. Se non c'è sinistra, non può esserci destra. Se non c'è fango, non può esserci il fiore di loto. È ingenuo d'altronde cercare un luogo dove non ci sia sofferenza. Chiamatelo come lo volete, il regno di Dio, la terra pura del Buddha. Non sono luoghi in cui non esiste la sofferenza. O in cui esista solo la sofferenza o solo la gioia. E su questo l'inseguimento del mito della felicità ora, perché noi in questo mantra del qui e ora vorremmo metterci e convivere nel presente con qualcosa che si distacchi dal nostro presente attuale che non ci soddisfa del tutto, altrimenti non saremo alla ricerca di qualcosa. Il Buddha parla di presenza. Talvolta parla di equanimità con vari significati. Ma noi inseriamo in questi insegnamenti le nostre motivazioni che non sono scritte in nessun libro. E qualche volta possiamo riflettere se veramente inseguire uno stato di felicità, di appagamento, sia una cosa veramente sensata. Che sia in armonia con la natura.
dove nella natura non esiste solo sole e bel tempo, e d'altronde non esiste anche soltanto tuoni, fulmini e saette. Esiste un po', è un po'. Ma andando un po' più a fondo da questa cosa abbastanza semplice e intuitiva da capire, che siamo immersi in un contesto misto di varie cose che nient'altro sono che cause e condizioni, percepibili o non percepibili, si può notare come augurare a tutti indistintamente di essere felici qui e ora possa essere un'azione veramente fuori da qualsiasi saggezza. Se lo vediamo in termini moralistici, auguriamo a tutti. Condividiamo quando diciamo, no, alla fine, condividiamo con tutti gli esseri, che tutti gli esseri siano felici, cioè qui ed ora. Attenzione, che tutti gli esseri siano felici qui ed ora. È un grosso pericolo per la società. Molto destabilizzante. Nello stato reale e attuale di una persona, come si trova in questo momento, totalmente priva di saggezza, l'augurio della felicità, se questa persona non vede il male che c'è dentro, augurargli la felicità significa per lui niente. Significa avere, delinquere, procurarsi ancor più cose che per gli esseri comuni sono un grosso pericolo. Quindi rubare, uccidere, per essere felici a scapito di qualcuno. Perché per loro ora la felicità è quello. Quindi il percorso per essere felici ora passa sicuramente attraverso un buon auspicio che tutti gli esseri possano essere più che felici, saggi, più che felici, che è interpretabile, possano mettere in discussione ciò che è sano, non ciò che è bene, ciò che è male, ciò che è salutare. Che suona più come qualcosa che ha a che fare con la natura e la scienza. Se vedo che un prato sta seccando tutto, dove prima c'erano fiori, non c'è più niente, mi viene da pensare che lì la cosa salutare sia solo una. E invece magari no. In senso relativo io posso pensare, lì c'era un bel prato, adesso non c'è più, diamogli acqua, rimettiamo semi e tutto quello che c'era in modo che torni come prima, che è la mia visione di quel luogo. Non posso dire che nella mia visione ci sia del male,
nel ripristinare uno stato naturale di un luogo che è diventato deserto e privo di vita. Ma se per una persona la felicità in questo momento è ribaltare quella realtà per cui prima era bello, rigoglioso, verde, e adesso lo voglio far diventare arido, secco, privo di vita, perché per me quella è la felicità. Noi auguriamo a una persona di essere felice e la natura ne subirà, perché è un folle la persona che percepisce una cosa che fa danno, che procura un danno e che estesa crea un danno ancora più grande. Privare della vita, privare della bellezza, privare della creazione di stati di continuità, rendendo privo di vita qualcosa che prima invece aveva possibilità di muoversi. Quindi riuscire andare un po' al di là dei luoghi comuni, per cui augurare la felicità a tutti gli esseri in questo momento è un augurio supremo e sublime. Può far riflettere veramente su questi insegnamenti, così apparentemente vede di vita in vita per la salvezza di tutti gli esseri. Per avere più fari di luce sotto varie forme. E per avere più condizioni favorevoli affinché gli esseri escano dal guscio della mente che pensa, crea opinioni che le porta nell'altare e diventano il loro Dio, perché sono le mie opinioni. Questo è un po' il messaggio del Buddha. Ritorna, Vergine. E poi ciò che salutare verrà automatico. La mente allo stato naturale non percepisce differenze, giudizi, perché è priva del connotato che noi dalla nascita mettiamo ad ogni esperienza che facciamo, che è legata al tempo, alla memoria. E quindi è un'idea che ci siamo fatti di quella cosa, perché è legata a l'ho già visto, io l'ho già visto. O io non l'avevo mai visto, c'è sempre di mezzo il tempo e io. Se riusciamo a fare un passo indietro, queste categorie non vengono dannate, vengono
vissute in una maniera diversa. Il tempo è la percezione del io messo nell'altare al posto di Dio, al posto di Buddha, al posto di Shiva, al posto di quello che volete. Io. E cancello tutto. Io con la mia storia, con la mia cultura, con la mia vita, con la mia, quello che volete. Con la mia. Poi ogni tanto, forse questo mio, sto un po' esagerando, allora c'è un po' una nicchietta anche per qualcun altro, per qualcuno che forse 10 minuti poi però torno protagonista assoluto. Questo sembra svilente, detto così, perché sembra come se uno si sentisse umiliato nelle cose che ha acquisito, nelle conoscenze che ha conquistato con la lotta, con lo studio, con sacrifici. Naturalmente non è questo. Se questa lotta, questi sacrifici, queste conoscenze sono non fini a se stesse, non sono il terminale, lo scopo, il nostro Dio nell'altare, al quale tutti devono prostrarsi, ma semplicemente funzionali. O capaci, in un momento della nostra vita, a prendere una spugna e senza rimorsi dire: ho fatto tante belle cose. Grazie, basta. E i casi, in quel caso lì, possono essere tanti. Uno che sente di aver buttato via un po' di anni della sua vita. E qualcuno che dice grazie, come la bambina di prima, che sono arrivata a questo punto e ho capito che alcune cose che mi richiedono tempo non sono più funzionali a quello che sento prioritario nella mia vita, che è occupare il tempo meno alla ricerca di qualcosa che abbia veramente un nome, un'identità precisa, una collocazione esatta, uno scopo preciso, netto, che si possa spiegare proprio benissimo. Tu cosa stai cercando? Ah, io ho etichettato. Uno che è un po' più vago invece nelle sue risposte a volte, viene chiamato fuori un po' dalla società perché quello è un po' folle, un po' fuori di testa, non è mai tanto chiaro, sempre un po' lento, sfumato, non si capisce mai niente di quello che dice, oppure non dice niente, boh, chissà. Vorrei riportare ancora quanto nel Sutra del Cuore poiché nulla vi è da ottenere.
Non voglio estrapolare una frase da un contesto e prenderla, assumerla e metterla nell'altare come Dio, perché sennò cadiamo nello stesso errore. Però da qui, poiché nulla vi è da ottenere, si sono fatti ritiri, argomenti, lignaggi, non c'è nulla da ottenere, pratichiamo senza scopo. Non abbiamo niente da zero, niente, vuoto. Prima abbiamo sentito sempre che una delle prerogative del Buddha era sempre rispondere dicendo sì e dicendo no, quasi nello stesso tempo, alla stessa cosa, argomentando in due modi per far capire che non era né così né colà. Ma era un po' tutte e due, ma forse nessuna delle due realmente. In questo punto, nel Sutra del Cuore, più che argomentare teorie, spiegazioni, si spiegano le caratteristiche di una persona libera. Poiché nulla vi è da ottenere, il Bodhisattva saldo nella saggezza che va oltre, vive con la mente libera da ostacoli. Senza ostacoli non ha timore. E fin qua potrebbe esserci spazio per la prosopopea di uno che si crede che ha capito tutto, schiaccia tutto, ne sa tutto lui. Abbandona per sempre le illusioni ed entra nel nirvana. Che non significa che muore. Significa quello che si capisce dalla frase, abbandona per sempre le illusioni ed entra nel nirvana, ma non si accoglie questa frase perché c'è qualcosa che la rende inaccessibile al 99,999% delle persone, quel per sempre. Che per noi, e siamo di nuovo lì, per sempre significa escludere il tempo, perché se è per sempre, non c'è ieri, non c'è fra 3 ore, per sempre non c'è fra 3 ore. Faccio un ritiro e poi, finito il ritiro, ne combino di tutti i colori, torno a pensare le peggio cose di tutti. Non cambia niente. Manjushri, che è il Bodhisattva della saggezza, rappresentato molto spesso con una spada, che sembra un qualcosa di violento, no? La spada che recide l'ignoranza. È sintomatico perché in quel momento, recidendo l'ignoranza, apre a un mondo nuovo dove vedi tutto esattamente con gli stessi occhi di prima, fisicamente parlando, gli stessi luoghi sono quelli, ma non sono più quelli. Perché in quel modo di vedere le cose non c'è più la distanza che separa il mondo reale dalla mente che percepisce il suo mondo.
che è legata al tempo perché il suo mondo il giorno dopo lo percepisce in un modo diverso, perché è di un altro umore, quindi è più bello o meno bello. E la pianta, poverina, è lì, è sempre lì, non è cambiata, sei tu che la vedi diversa. Poiché nulla vi è da ottenere, il Bodhisattva, saldo nella saggezza che va oltre, vive con la mente libera da ostacoli. Senza ostacoli non ha timore. Abbandona per sempre le illusioni ed entra nel nirvana. Quindi nel per sempre si cancella questa caratteristica temporale. E nel nirvana viene meno anche l'aspetto personale dell'elemento uomo che vivo e vegeto. Senza cambiare aspetto, senza modificare il tono di voce che diventa improvvisamente di beatitudine suprema, se uno è un baritono rimane baritono, anche se è illuminato, se è soprano rimane soprano, per capirci, ma non è più né baritono né soprano, anche se viene percepito così. Non dice sempre cose comode, non sarà sempre sorridente. Però non sarà più in grado di nuocere. E questo non sempre è percepito. A meno che non tu, per dire, tu si fa per dire, percepisca la stessa cosa. E quindi da un atto che viene interpretato in 3 modi, 5 modi, 20 modi diversi, percepisce una cosa unica, che è volta a favorire il meglio per quella persona o per quella società o per quella circostanza dove non si poteva fare altro. Vivendo nella saggezza che va oltre, cioè non che va nella nuvoletta e scompare e saluta con la mano, dice ciao, sono illuminato. No, vivendo nella saggezza che va oltre significa vivendo in una contemporaneità in cui vai oltre le non c'è più. Un'altra fetta di realtà, una piccola tua parte che ha fatto esperienza di qualcosa, conosce e dice questo è meglio qui in questa circostanza. Vivendo nella saggezza che va oltre, non c'è un pezzetto, non c'è una conoscenza acquisita dopo anni di sforzo, di studi e di esami. Cade. Tutti i Buddha dei tre tempi realizzano la suprema perfetta illuminazione. Tutti i Buddha dei tre tempi non significa esseri divini. Tant'è vero che cosa dice dopo? Sappi, quindi si rivolge a un io, sappi tu.
Quindi nessun Dio, nessuna cosa, chissà. Qui dove siamo adesso, in questo momento, sappi quindi che la saggezza che va oltre è il sublime mantra. Andato, andagate, gate, paragate. Ma sappi, quindi sappi tu con le tue situazioni del momento. E siamo di nuovo in questa condizione che il momento prima ha detto abbandona per sempre le illusioni ed entra nel nirvana e tu ti a dire ah, sappi tu. Quindi la persona che 3 minuti prima ti ha detto che non c'è tempo, non c'è io, sappi tu. Cosa vuol dire? Che non si rivolge a qualcuno a caso se ti dice a te sappi tu, perché se si rivolge a una persona che non è in sintonia, sappi tu che la saggezza che va oltre non finisce la frase che gli arriva un pugno nel naso. E siamo al punto di prima, che tutti gli esseri siano felici ora e quell'altro reagisce così. E poi sempre peggio finché magari fa ancora peggio. E tu l'hai fatta fin di bene. E sei finito all'ospedale o forse addirittura all'obitorio. Quindi no, lo dice a te, sappi tu. E tu, anziché reagire in quella maniera lì, magari reagisci in una maniera che dici, boh, chissà cosa vuol dire. Oppure pratichi. Per fare in modo che un giorno si manifesti una conoscenza che parte ancora una volta non dalle nuvolette, dalle teorie, parte dal corpo, questo povero corpo che noi tendiamo a idealizzare perché sia tutto mente, tutto cervello, tutto iperspazio, no. Tutti i fenomeni sono per natura vuota, tutti vuoti, ok, però sensazioni, percezioni, sensazioni sono cose del corpo, quindi il corpo, quindi io, sappi tu, corpo. Percezioni, tendenze, coscienze. Tutta questa massa di aggregazioni mentali e fisiche crea un tu e sono per natura vuote. Quindi lui si rivolge a qualcuno che sa che non c'è, però nello stesso tempo gli dice sappi tu. Quindi quando gli chiedevano, onorato dal mondo, voi praticate per liberarvi da questo io? Esiste un sé, esiste un Atman, esiste un'anima, esiste, lui non rispondeva.
insistendo, 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 silenzio, questo ricercatore di definizioni definitive da l'accendiamo, sì, se ne va un po' deluso con la coda tra le gambe e Ananda dice, onorato dal mondo, però se non gli rispondi, questo qua chissà cosa va a pensare. E il Buddha gli dice, caro Ananda, se gli avessi detto sì, esiste un se un'anima che si perpetua per eoni e eoni di rinascita, avremo alimentato tutta una schiera di pensatori che hanno già un'idea molto precisa. E non mettono più in discussione niente, quello è. Ci sono, scusate, ho avuto un momento che mi è apparsa una nuvola. E quindi avremo alimentato tutta una serie di persone che hanno delle credenze. Quindi l'errore non è nella credenza. L'errore è nell'alimentare la persona che ha queste credenze, che è un aggregato. Nello stesso tempo, dall'altra parte, se avessi detto no, no, non esiste, non c'è niente, non c'è niente, avrei alimentato tutta un'altra schiera di persone che si credono opposta a quegli altri che credono in questa anima, anima, Atman, chiamala come vuoi, spirito, eccetera, che invece pensano che quello non c'è. Quindi l'errore non è di nuovo la credenza opposta a quella di quegli altri, ma è sempre che c'è un qualcuno che un qualcuno che grazie a me rafforza l'idea di qualcuno che invece c'è, nel senso che se ci scontriamo fisicamente, la materia si scontra, ma è un'illusione pura. Perché poi in realtà siccome nel relativo non possiamo negare che ci sia una materia, automaticamente colui che è in questa materia si identifica con la materia stessa e chiede conferme. Allora io dico sì e do il via a tutta una serie di pensatori. Dico no e do il via a tutta un'altra serie di pensatori ed ecco lì che l'illusione si alimenta sempre di più. E allora io non dico niente. Ananda probabilmente non ci ha capito niente da questa spiegazione, però poi dice la storia buddista del dopo passaggio al parinirvana del Buddha, che in pochissimo tempo Ananda realizza la comprensione definitiva. Qualcosa è entrato quindi da queste spiegazioni un po' difficili. E noi non facciamo altro che ripetere, ripetere a noi stessi passaggi da cui un giorno si scaturirà lo sganciamento.
dall'immobile idea. Che secondo me le cose sono così. Secondo me le cose non so se sono così, oppure non ho la minima idea, che è sempre un io che dice, pronuncia, afferma, o si auto-incensa o si autodeprime, ma è sempre questa manifestazione di qualcosa. Quindi l'io, in quel caso lì, o ti alza o ti abbassa, ma non ti porta a comprendere che non c'è né un sopra né un sotto. Perché sono sempre categorie razionalmente identificabili come stesso su, mi tiro su. E quindi vivo meglio, sono più felice. Se sto giù mi deprimo, quindi è meglio star su che star giù. Sto su nell'ignoranza, ma sto su, quindi è meglio. Sì, diciamo di sì, però non è così, in senso assoluto. Il sutra del cuore parla veramente dell'assoluto. E non stabilisce che non è, e stabilisce che non c'è un meglio, nessuno. Capirlo sta a noi. E lasciare andare un po', in vero, veramente come bambini, ragazzini, tutte queste cose dopo che ci si è riflettuto, riflettito, riflettuto, riflettuto, può veramente portare a un abbandono progressivo. Con la saggezza che ci equilibra, che non ci fa andare fuori di testa, che è la cosa essenziale, fa scaturire la retta visione che porta a andare oltre. Rimaniamo. In contatto con questo corpo e con le nostre idee. E se c'è, un silenzio. Più grande di questo nostro corpo, delle nostre paure e delle nostre idee. Che non è un luogo.
E se c'è con qualcosa di più grande, che non è un luogo, ma non è qualcosa in cui credere. E che ti tiene sveglio. Non è una speranza. Una consolazione. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami, Tutiyambhi Buddham saranam gacchami, Tutiyambhi Dhammam saranam gacchami, Tutiyambhi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami. Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Il nostro prossimo incontro. Ci sarà forse qualcosa di nuovo. O forse c'è già qualcosa di nuovo. Una cosa c'è sicuramente di nuovo. Ed è visibile benissimo alle mie spalle. Ma è una cosa molto concreta. C'è un Buddha di legno, anziché la nostra consueta. E l'indovinello finisce qui. Può darsi che questo Buddha di legno scompaia e ritorni restaurato con tutte le sue fogliette recuperate, il Buddha di prima. Cosa ci cambia a noi realmente? Se c'è un altare, se non c'è un altare, se c'è un Buddha grande, se non c'è. Cosa ci cambia se il Buddha ci dice non credete, ma sperimentate? Se poi questo non credete, non sperimentate, non viene sperimentato in nessun modo? Oppure viene sottovalutata l'esperienza che abbiamo nel cambiamento progressivo che sta avvenendo nella nostra vita, per cui riteniamo che non abbia nessun valore?
perché c'è questo io da svilire e quindi non contiamo niente. Non è questo l'insegnamento del Buddha. L'insegnamento del Buddha non è svilire qualcuno o dire che c'è l'io e non c'è l'io per confondere le idee, fare il mago o Telma. Ma è non stabilire un qualcosa che non si muove più perché è così e non deve cambiare. Questo è l'insegnamento del Buddha. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a te. Alla prossima sessione di meditazione e vi auguro una buona sera, buon fine settimana. Per chi la deve fare, buona cena. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie.